Siamo con il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo dell'ospedale Niguarda a Cagranda di Milano. Dottor Bertuzzi, parliamo di isole pancreatiche. L'ospedale di Guarda è un punto di riferimento importante in questo ambito. Sì, è uno dei due centri italiani in cui questa procedura oggi è operativa. Il trapianto di isole pancreatiche oggi viene riservato a pazienti con diabete mellito di tipo 1 instabile, cioè una condizione che non può essere adeguatamente gestita con le strategie terapeutiche tradizionali, nei pazienti cioè nei quali per migliorare il compenso metabolico si deve ricorrere all'utilizzo di un trapianto e quindi della necessaria terapia immunosoppressiva. L'attività Niguarda è cominciata nel 2009, abbiamo fatto circa una ventina di pazienti. A Niguarda è presente un'attività di trapianto nella sua strategia tradizionale, che è quella del trapianto di isole all'interno del fegato, dove i risultati sono ormai consolidati. Stiamo anche provando l'utilizzo di sedi alternative di impianto, come quella del braccio. C'è qui un protocollo di ricerca ben definito, e che stiamo cercando di sviluppare con la sinergia di tutta una serie di unità all'interno dell'ospedale. Ecco, dottor Bertuzzi, quali sono le prospettive per quanto riguarda appunto il trapianto di isole pancreatiche? È chiaro che il trapianto di isole pancreatiche oggi ha ottenuto tutta una serie di risultati positivi in termini di durata della funzione delle isole nel tempo e di percentuale dei pazienti che raggiungono l'insulino indipendenza. Però rimangono ancora alcuni problemi. Innanzitutto la durata nel lungo termine, parliamo di 10 anni, 15 anni di durata del trapianto, che rimane ancora oggi un obiettivo da raggiungere, e soprattutto oggi il problema principale è la necessità della terapia immunosoppressiva. Per questo le strategie sono rivolte soprattutto a proteggere le isole dalla reazione di rigetto e quindi con l'obiettivo finale di ridurre la terapia immunosoppressiva, di rendere quindi il trapianto più sicuro. Il presupposto per far questo è cercare di trapiantare le isole in un sito alternativo rispetto a quello epatico, nel quale cioè si possano applicare delle strategie locali, controllate, di immunomodulazione o di protezione delle isole da una reazione di rigetto. È per questo che gli sforzi si stanno orientando, per esempio, all'utilizzo del fegato o di altre sedi alternative al trapianto. Esisterà poi nel futuro la possibilità di co-trapiantare le isole insieme ad altri tipi di cellule, come per esempio delle cellule staminali, che possono a loro volta modulare la reazione immunologica. Però questi sono progetti di ricerca molto ambiziosi, ma che in prospettiva dovrebbero cambiare gli attuali risultati del trapianto di isole e le attuali indicazioni. Noi ringraziamo il dottor Federico Bertuzzi, diabetologo dell'ospedale Niguarda Cagranda, per queste interessanti informazioni sulle isole pancreatiche. Vi diciamo anche che maggiori informazioni le trovate sul sito www.ospedaleniguarda.it.